Stasera si chiama Paganini e Riscoperto. Sono brani inediti trovati in diverse biblioteche in Italia, di appunto di Nicolò Paganini. Io qui ho concentrato tutti in un disco che ho dedicato con il volume, il maniere di lui si chiamava il cannone. Questi inediti sono particolarmente belli perché mettono in luce un Paganini forse che non si conosceva tanto, ad esempio questi tre ritornelli, che è Brugolini e Violoncello, diciamo, assomigliano molto alle sonate di Rossini, con quello spirito cameristico familiare. Probabilmente lui li suonava con il suo amico Luigi Gerri, Paganini, un amico di Lucca, quando si trasferì da Lucca, dalla corte di Elisabeth Ospi. Poi all'interno del programma i tre ritornelli, nei contenuti semplici di Non Solo, Rondò e Don Capriccio e Rondò, Capriccio che Non Solo e Rondò per il libro del Cielo. Capriccio è curiosissimo perché nella parte originale sua lui scrive non un pentagramma solo, una riga. Lui scrive ogni dito una riga. Ogni dito una riga. E anche questo è molto, molto curioso. Infatti lui dice uno dei miei segreti è il cromatismo. Cioè il cromatismo che cos'è? È un segreto di una scala di un disintono sul vuoto. Il punto zero vola.
esempio. Come al solito lui piaceva moltissimo il teatro. E quando sentivo qualcosa di, che non piaceva, prendeva. Era un po' la l'abitudine dell'epoca, poi faceva delle variazioni, prendeva il tema, e poi le variazioni su questo tema. Thank you.
soprattutto invece quando per violino e violoncello. Sono due periodi, il capriccio è datato 1828, il periodo in cui lui era in Austria, invece nel 1831 il rondò per violino e violoncello. Diciamo che questo capriccio potrebbe essere considerato semplicemente il 25esimo che lui scrisse per violino solo e 24 capricci. Però insomma c'è un capriccio da Dio, ma questo è veramente particolare. Thank you.
Thank you.